importante o meno, quella di Perugia sarà già una verifica, per questo sarebbe meglio dimenticare la goleada rifilata alla Foggia. Vietato insomma sopravvalutare il risultato acquisito domenica scorsa. Per almeno 40 minuti dopo il vantaggio di Pettinari la squadra si è abbassata e l'11 di Stroppa è stato in partita. Il raddoppio ha fatto la differenza, da quel momento in poi non c'è stata più storia. Difetto, dice Zeman, di mentalità. Vabbè, io penso che è residuo dell'anno scorso, nel senso che la squadra aspettava quando prende gol. Noi su 1-0 ci siamo preoccupati quando succede qualcosa, meno male che non è successo e quindi ci siamo ritirati. È questione di mentalità. Premessa dunque d'obbligo, ma riavvolgiamo per così dire il nastro. Mercato appena concluso, verrebbe da dire finalmente, Zeman la vede così. Il mercato me lo aspettavo diverso, poi però sono soddisfatto di quelli che ci sono. In che senso diverso, se è possibile saperlo? E cercavamo altri giocatori. Sono arrivati, l'ho già detto l'altra settimana, sono arrivati altri giocatori, però per me anche questi hanno delle qualità di poterci aiutare. Lei in realtà ha chiesto un difensore centrale rapido, che al momento sembra non esserci in organico. Questa è la vera lacuna? Ma ce n'è uno, ma non è a posto ancora, quindi. Chi sente di più? Una sera. Tanto secondo me. Mi riferisco ai ragazzi. Altresì scintillante l'esordio della Perugia, 5-1 sul campo dell'Entella Mattatore, il nordcoreano Han, classe 98 in prestito dal Cagliari, autore di una splendida tripletta. Fuori i nazionali Cherry e Frick, lo squalificato Brighi, 4-3-1-2 il sistema di gioco, Rosati tra i pali, Lex, Zanon, Volta, Monaco e Belmonte in difesa, Colombatto regista di metà campo, Bandinelli e Bianco Mezzeali, tra le linee Terrani a ridosso di Han e di Carmine, novità sostanziale. Almeno inizialmente il neo acquisto Filippo Falco dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico Federico Giunti. Quando si gioca contro le squadre di Zeman sono partite che secondo me non si possono prevedere, sono imprevedibili, quindi credo che sarà una partita in cui si potrebbe divertire e spero che alla fine sia il Perugia a fare almeno un gol in più dell'avversario. Mi aspetto questo, una partita che è aperta perché contro Zeman non può essere una partita tattica bloccata, quindi dovremmo avere la forza di fare una gran partita chiaramente a livello difensivo, negli uno contro uno sugli esterni, nel saper leggere le scelte dell'avversario quando si attacca, poi chiaramente provare a fare quello che abbiamo fatto intravedere a Chiavari in fase offensiva. Se riusciamo, come dire, a coniugare queste due cose nel migliore dei modi, credo che il risultato verrà di conseguenza. Per quanto riguarda il Pescara, indisponibili Capone, Lattelat, Campagnaro, Bavo, Mancuso e il giovanissimo Elisalde, ricordiamo classe 2000. Tra i convocati Fornasier, Zampano e Antonio Balzano, sul quale Zeman si esprime così. Balzano è il giocatore che ha fatto bene con noi, ha fatto bene anche a Cagliari. Forse l'anno scorso non è riuscito campionato a Cesena come a tutta Cesena, non solo. Però lo vedo più maturo. Il probabile 11, Pigliacelli, Trepali, Lex, Crescenzi, Perrotta, Coda ed uno tra Mazzotta e Balzano a completare il pacchetto arretrato. Palazzi, Proietti e Brugman a centrocampo, davanti Balzania, preferito a Del Sole, Pettinari e Benalì. Cioè in questo momento che fascia occupa il Pescara? Nessuna fascia, per me siamo tutti uguali però. Vabbè, una risposta di corpo questo, cioè. No. Perché per me Pescara oggi può vincere con tutti e può perdere con tutti. No, si può fissare questo novembre, quello in cui si può iniziare a capire qualcosa? Non lo so, se per i morti ci arriviamo.